Buongiorno a tutti, scusate la maschera ma purtroppo non posso ancora parlare senza l'ausilio o comunque non posso respirare senza l'ausilio di questa maschera e di notte invece devo portare un casco che mi permette di respirare. Voglio fare questo video perché vedo che troppa gente prende sotto gamba questo maledetto coronavirus che personalmente mi ha stravolto la vita da circa 10 giorni. Mi chiamo Gianni Zampino, sono di Torino. Fino a pochi giorni fa la mia vita scorreva molto tranquillamente, il mio lavoro da responsabile, mi prendevo cura di mio papà e curavo i miei hobby, tra cui tanto sport, amici, una vita normale come quella di tanti uomini, ragazzi come voi. Devo dire che ho, come tanti, sottovalutato questo maledetto virus. Ho pensato a un discorso politico, a un discorso militare, a una bufala, a tantissime cose, ma sinceramente non ho fatto nulla per andare incontro e prendere questo virus che invece purtroppo è entrato nel mio corpo e nel frattempo ho ucciso la persona più cara nella mia vita, che era mio papà. Tutti dicono che questo virus è una normale influenza, vi posso dire che non è una normale influenza. E entra dentro di te, si impossessa di te e ti prende i polmoni, le vie respiratorie. Ma la cosa più brutta è che non è conosciuto e quindi come fai a sconfiggere un avversario che non conosci? C'è troppa ignoranza, troppe poche sono state le informazioni date e quindi quello che il mio messaggio è di fare veramente attenzione piuttosto di stare a casa questi 15 giorni, state con le vostre famiglie, giocate ai giochi di società, vedetevi un film, leggete un libro che è la cosa bellissima, ma solo tutti quanti insieme, se si seguono queste regole, potremmo riprendere la nostra vita in mano, perché voi dovete capire che non è un gioco. Io passo le notti con un respiratore, non riesco a dormire, la mia vita si è stravolta e vorrei che nessuno possa provare le sofferenze che ho provato io, perché questo sembra un film horror, ma purtroppo non lo è.